Sì, Antonia, grazie. Siamo appena rientrati in redazione dell'incredibile quanto accaduto questo pomeriggio nella frazione di Temennotte, comune di Sandacabito. Una centrale remota per il monitoraggio del GPS da Varese aveva segnalato un'auto presumibilmente finita fuori strada in un territorio molto impervio. Subito dopo, come da prassi, sono scattate le ricerche per persona dispersa. Si sono attivati il soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri delle stazioni di Monteroduni e di Venafro, e addirittura da Campochiaro si è alzato in volo anche un elicottero del servizio aereo regionale. Dopo diverse ore di ricerca, alla fine i carabinieri hanno accertato che si trattava del malfunzionamento del GPS di un'auto in sosta nelle vicinanze della zona interessata dalle ricerche. Insomma, si è trattato di un falso allarme. La macchina dei soccorsi, comunque, fanno sapere dal soccorso alpino, ha funzionato egregiamente. Antonia, queste erano le ultime notizie su questo strano caso che è accaduto oggi pomeriggio in provincia di Isernia.